Ciao a tutti, io sono Mariangela, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi, come avrete detto dal titolo, vi presento la collezione di Willy Wonka per Shillem, che potete appunto trovare sul sito di Shein. Allora, questa è tutta la box che ho acquistato. Come vi dico sempre quando vi presento le box di Shillem, vi ricordo anche che i prodotti all'interno li potete acquistare singolarmente. E partiamo subito con lo spacchettamento. Allora, la cosa molto carina di questa box è sicuramente la sua apertura. L'apertura è magnetica e guardate appena aperta quanto è carina la box. C'è appunto tutta questa scritta, Willy Wonka, e poi una volta aperto l'altra parte del cartoncino, una volta alzato, c'è tutta la presentazione dei prodotti che trovate all'interno e poi tutti i prodotti appunto incastrati. Allora, come in ogni box che trovate appunto su Shein, all'interno trovate alcuni pezzi che sono omaggio, ad esempio il pennellino, questi adesivi e questa spillettina qui dorata. Per il resto, appunto, tutta la box contiene tutti i prodotti della collezione. Partiamo subito con il primo pezzo molto succulento, perché sicuramente sarà qualcosa anche di molto dolce. Infatti è un lip balm che appunto dovrebbe sapere proprio di cioccolato. Una volta aperto il pack trovate questo bellissimo prodotto, lo stick è molto soft touch, con la scritta appunto Wonka. E guardate quanto è carino, ha praticamente tre colori: bianco, color nocciola e cioccolato. Una volta applicato c'è una leggerissima perlescenza marroncina dovuta appunto al colore marrone che si scioglie appunto. Passiamo a un altro prodotto che troviamo all'interno. Troviamo appunto questo qui, che non è altro che un Golden Egg Solid Parfum, quindi sarebbe un profumo solido da borsetta in pratica. Andiamo poi a vedere un altro prodottino assieme e vediamo appunto quest'altro un po' più piccolino e poi ci concentriamo sulle cose un po' più succulente. Questo non è altro che un blush che dovrebbe appunto reagire tramite il pH della pelle. E si chiama appunto Violet Flush perché, come ricorda il nome, sostanzialmente la colorazione tende un pochino al violetto. Ha questo pack di scorrimento e una volta aperto, comunque il packaging è tutto in plastica, una volta aperto ecco qui il prodotto che è ovviamente in crema e una volta appunto applicato sulle guance dovrebbe reagire in base al calore o comunque al pH della pelle. La colorazione comunque è leggermente violacea all'inizio, poi si va a sfumare e tende appunto un po' più al rosato. Allora, nella box sono rimasti appunto la palette e i tre lip kit. Andiamo subito ad aprire la palette e da come ho appunto visto online, la palette praticamente si è strofinata, diciamo che dà un particolare odore, quindi dà un particolare odore di cioccolata. Allora, questa è tutta la palette, comunque molto fina, anche abbastanza piccolina da portare, diciamo, in borsetto, comunque comoda da viaggio. E all'interno troviamo uno specchietto qua sopra. E i colori erano praticamente coperti da questa plastichina protettiva. Queste sono tutte le colorazioni degli ombretti. Ovviamente sono prevalentemente colorazioni dai toni neutri, in quanto sono tutti sul color nocciola o comunque cioccolata. E sono praticamente tutti opachi, eccetto questo colore super mega glitterato. Partiamo con gli swatches. Allora, innanzitutto vi mostro Malt, che è comunque questo colore che, come vi ho detto prima, dovrebbe essere sostanzialmente un primer.
E passiamo poi ad un'altra colorazione che è Nutty Crunch Surprise Golden Ticket, e quest'altra è una cialda che praticamente è impronunciabile, Scramdidilimuntius, una roba del genere, e Toffee. Passiamo poi alle altre tre colorazioni che sono Fudge and Mellow Delight, comunque scusate la pronuncia ma sono veramente difficili da pronunciare, da leggere comunque, Dark Chocolate e Deep Cacao. Ultimi tre prodottini del set, appunto di tutta la box, sono questi tre prodotti labbra, appunto questi tre set labbra, e sono di tre varie colorazioni. Questa qui è Cookies and Milk, poi ce n'è un'altra che si chiama Hot Fudge e un'altra ancora che si chiama Brownie Bite. Allora, non sono prodotti comunque composti da una matita labbra più rossetto liquido, come ad esempio i famosissimi kit di Kylie che vi ho già mostrato appunto sul canale, ma sono sostanzialmente dei prodotti labbra, appunto un set composto da una matitina e un lucida labbra o comunque un rossetto liquido glossato. La prima che vi mostro, Cookies and Milk, appunto, è composta da questa matitina che comunque è automatica ed è un bellissimo nude nocciolato, mentre il gloss, appunto, che si abbina, inizialmente è molto rosato, ma una volta comunque ben steso, risulta un po' più nocciolato, appunto, e un po' più color nocciola, che va ad abbinarsi benissimo alla matita labbra. Passiamo all'altra colorazione che è Brownie Bite. Questa qui anche è composta da una matitina, anche questa automatica, e vediamo appunto il colore com'è. Un color nocciola però cambia rispetto all'altra, in quanto questa ha comunque più una punta di caramello, mentre l'altra era un pochino più tendente al rosato. Altro prodottino che è sempre il gloss, che si chiama appunto Choco River Gloss, che si dovrebbe perfettamente abbinare, e questo è molto più intenso rispetto all'altro e comunque si vede che questo è un po' più caramelloso, mentre l'altro, come vi dicevo, è un set un po' più tendente al rosato. Ultimo kit, che dovrebbe essere quello un pochino più scuro, si chiama Hot and Fudge. La matita è di questo marrone molto intenso, piuttosto scuro e molto molto carino, tendente un sacco al cioccolato, e il gloss sicuramente si abbinerà perfettamente. E di fatto, come vedete, è un bellissimo gloss scuro, che comunque sarà scuro se voi ne applicate comunque una buona quantità di prodotto, ma se ben stratificato, cioè nel senso se ben lavorato in maniera sottile, comunque non risulta un gloss estremamente scuro. Bene, io spero che tutti i prodottini che vi ho mostrato vi siano piaciuti. Vi ricordo che la box è disponibile ancora sul sito di Shein e che potete anche scontarla con dei codici sconto che vi invito appunto a trovare in giro sul web. Ce ne sono vari che vi danno la possibilità di risparmiare qualche cosina. Secondo me è una box molto carina da regalare soprattutto a Natale, e se mi seguirete appunto sempre qui sul canale, ricordandovi appunto di attivare la campanellina e di iscrivervi, non vi perderete il prossimo video, dove vi mostrerò tutte le cosine nel dettaglio
dove farò appunto un mega tutorial utilizzando tutto quanto. Vi mostrerò poi anche un'altra box molto interessante che mi è arrivata da poco ed è tutta incentrata su prodotti comunque natalizi. È una box molto carina anche quella, quindi se siete curiosi andate appunto ad iscrivervi, così non vi perderete i prossimi video. Bene, io spero che tutto quanto vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!